Bentornati, bentrovati. Siamo entrati nel vivo del tempo pasquale che trova il suo compimento nella Pentecoste e novena di Pentecoste. E volendo considerare questo nostro tempo di sanificazione, ci preoccupiamo di cogliere anche la santificazione che viene dallo Spirito. E se c'è stato in queste ore, in queste settimane, in questi mesi un grande desiderio nei cuori degli uomini e delle donne è di sentire proprio la consolazione di Dio, quell'amore che è lo Spirito a effondere nei nostri cuori. E dunque abbiamo ritenuto proprio in questo tempo così forte del nostro anno liturgico e della vita della Chiesa di incontrare due vescovi, due padri, due amici che da anni accompagnano il nostro cammino e con i quali ci siamo preoccupati anche negli ultimi tempi di cogliere questa distintiva azione dello Spirito nel nostro tempo. La nostra trasmissione va sotto l'insegna di una espressione che fu di Paolo VI e poi di Giovanni Paolo II, cultura della Pentecoste. Cioè ci interroghiamo se in questo nostro tempo è possibile trovare un principio unificatore del reale e dunque un principio soprannaturale, è il primato della grazia, quello al cui noi miriamo, guardiamo. E dunque vogliamo coglierlo in questo tempo così agitato, complesso, segnato da questa pandemia. E allora con grande gioia e gratitudine vorrei salutare l'arcivescovo di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, e il vescovo di Faenza Modigliana, Monsignor Mario Toso. E nel salutarli vorrei subito dare loro la parola perché essi stessi si introducano e provino a testimoniare appunto in che modo lo Spirito ha condotto le loro chiese, le loro comunità in questo tempo di privazione. Abbiamo voluto dare a questa nostra rubrica il titolo che lo Spirito sta bussando alle porte della Chiesa, alle porte dei cuori, ma in realtà è già entrato in questi mesi. Allora proviamo a farne così brevemente un racconto a partire dalla vostra testimonianza e grazie sin d'ora per il vostro contributo. Buongiorno, ecco, ho vissuto io, diciamo, la Quaresima, una Quaresima diversa, ecco, non girando per le parrocchie, ecco, non abbiamo fatto, diciamo, le stazioni quaresimali, una Quaresima in clausura, però una Quaresima feconda in cui, ecco, i rapporti con i miei fratelli, con le mie sorelle della mia diocesi, ma anche di altre diocesi, non sono mancati. Rapporti virtuali e ciò che mi ha colpito è che è aumentato lo spirito di preghiera. Sono rimasto colpito come in un comune della nostra diocesi è continuata l'adorazione perpetua, continua, notte e giorno, anche quando poi non ci si poteva trasferire da un paese all'altro. E poi ancora, ecco, i momenti di preghiera, di adorazione sono stati eseguiti da tante persone. Certo, ecco, abbiamo vissuto un periodo chiusi nel cenacolo. Adesso con la Pentecoste viene il periodo in cui dobbiamo uscire dal cenacolo, ecco, e ecco, per annunciare a tutti quella gioia, ecco, pasquale che deriva dalla certezza che Cristo è risorto, che tutto andrà bene, ecco, non perché per un vago ottimismo, ma perché noi crediamo nella potenza della risurrezione di Cristo che ci ha inviato il suo Spirito e quindi questa è la nostra speranza. E quindi sono molto contento, ecco, oggi di potermi confrontare con Salvatore e con Monsignor Toso, ecco, per questo momento di confronto, per vedere che cosa lo Spirito dice oggi alle nostre chiese, dice alla Chiesa, ecco, perché possa essere una Chiesa non rinchiusa nel cenacolo per paura, una chiesa che supera la paura, ma una chiesa aperta, una chiesa gioiosa, pur nella condivisione della sofferenza, della malattia che tanti nostri fratelli e sorelle hanno avuto. Certo, più al nord che al sud, però anche nella mia diocesi ho
un ospedale interamente dedicato al Covid-19, ecco, con anche persone che sono morte, anche un sacerdote è morto. Quindi, diciamo, dopo questo momento di lutto, ecco, noi vogliamo aprire il cuore alla speranza, una speranza che per i vivi, ma per noi cristiani è anche una speranza per i morti. Grazie, grazie. Ebbene, per quanto riguarda invece la diocesi dove vivo io, è capitato più o meno quello che è avvenuto nelle altre diocesi, cioè la programmazione abituale della pastorale, non dico che si sia interrotta, ma è entrata in un stand-by, perché appunto noi avevamo una lettera pastorale che scandiva i vari passi, e questo è stato interrotto bruscamente da ciò che è avvenuto. Per cui diremmo, noi ci si è trovati a rispondere a delle realtà immediate, delle urgenze immediate, e questo però in contemporanea, in simultanea, con molto tempo a disposizione per la riflessione, per la preghiera, anche per la preghiera di intercessione da parte sia dei laici come da parte dei presbiteri, di intercessione per il popolo cristiano, per il mondo intero, perché il mondo intero è entrato in una situazione di pericolo. E quindi con la meditazione della parola di Dio, con la riflessione sul da farsi, ecco, abbiamo avuto un tempo di grazia, e questo naturalmente segnato dal fatto che sono emerse nuove fragilità. Con queste fragilità si sono mostrate anche nuove povertà. Un perno che abbiamo riscoperto grazie anche al soffio dello Spirito Santo è la chiesa domestica, cioè la famiglia. Nella famiglia molti hanno trovato il rifugio degli affetti, ma hanno anche trovato l'occasione di vivere più profondamente la fede, tutti insieme, pregando, partecipando all'Eucaristia trasmessa dalla TV. E questo è stato un bene, tant'è che alcuni hanno ringraziato per i sussidi offerti alle famiglie. Abbiamo mobilitato in questo periodo, più che il singolo, i vari uffici pastorali, perché fornissero il sussidio, il sostegno anche psicologico alle famiglie, alle persone singole. Abbiamo avuto dei casi anche tragici a segnare, a indicare che siamo entrati in un periodo difficili, che è stato anche contrassegnato dalla perdita del lavoro. Ma ciò che la Chiesa ha insegnato in questo periodo, in modo particolare lo Spirito Santo che ci conduce alla verità tutta intera, è stata la riscoperta del compito della Chiesa, dell'annuncio della sapientia crucis. Cioè, la Chiesa è stata chiamata in questo periodo, non solo in coincidenza con la Quaresima, con la celebrazione dei misteri della morte e risurrezione, ma soprattutto in coincidenza con la pandemia, ad annunciare la sapienza crucis, per condividerla, per proporla a chi si è ed è stato scombussolato dal dolore, dalla morte. Abbiamo capito che oggi la Chiesa, chi è frastornato, deve non solo offrire aiuto materiale, ma deve soprattutto offrire aiuto spirituale, illuminazione, formazione, e su questo poi avrò modo di ritornare, perché se lo Spirito Santo ci ha condotti a Cristo tutto intero, ci ha anche svelato, diremmo, le fragilità, le ombre dei nostri piani pastorali. Per cui è emersa la necessità di una nuova seminagione del Vangelo. Grazie, Don Mario. Soprattutto per questo richiamo finale alla sapientia crucis. Noi dimentichiamo che la prima effusione dello Spirito avviene ai piedi della croce. Certo, il libro degli Atti ci parla di un cenacolo, di una stanza al piano superiore, ci parla di una piazza, lì raccontiamo le due grandi effusioni dello Spirito, ma tutto ha inizio ai piedi della croce. Così che certamente la parola consolazione mi pare possa ben riassumere
il senso del vostro racconto, questo ritorno alla preghiera nella quale non siamo soli, sentiamo l'amore di Dio, e questa riscoperta dell'amore nella piccola chiesa domestica, nelle nostre case. Questa umanità ferita però si ritrova più capace dell'umano. E mi piacerebbe che sottolineaste in questo senso che cosa vi sembra che lo Spirito stia adesso scrivendo in questa fase di riapertura, di rinascita che il nostro paese, il mondo intero sta vivendo. Tutti dicono che non saremo più quelli di prima, ma noi possiamo dire nella prospettiva della Pentecoste che forse potremo essere migliori, cioè che questa grande lezione che l'umanità ci ha regalato potrà renderci forse finalmente più capaci delle cose dello spirito, più spirituali, più incarnati, più umani, come dicevo. Sì, ecco, certamente non saremo come prima, ecco, potremo essere migliori, ecco, però se ci lasceremo guidare dallo spirito. È importante allora che rimaniamo ancorati alla preghiera. Ecco, la preghiera che ha una dimensione certamente personale, ma anche ha una dimensione pubblica. Ho riletto in questo periodo un capitolo del Cardinal Danielou, ecco, la preghiera problema politico, in cui lui dice che la preghiera è dimensione fondamentale di qualunque umanesimo. E ecco, sono rimasto colpito, ecco, per esempio, della preghiera silenziosa fatta da Papa Francesco, proprio, ecco, con una piazza deserta e vuota, quella di San Pietro. Ecco, e mi ha colpito come persone anche lontane dalla fede o comunque indifferenti, ecco, sono rimaste veramente colpite da questa preghiera. Quindi, ecco, è importante, ecco, che la preghiera all'interno della Chiesa, ma all'interno della società, riacquisti il suo ruolo. La preghiera che sottolinea il primato di Dio, ma anche la nostra fragilità. La preghiera è un grido che parte dalla nostra povertà e ci fa invocare Dio come Padre, ma la preghiera ci apre anche alla fraternità, perché ci fa riconoscere tutti fratelli e sorelle bisognosi, ecco, dell'aiuto di Dio, ma anche bisognosi di relazioni. In questo periodo le relazioni sono state virtuali e questo certamente ci ha fatto riscoprire anche un'evangelizzazione virtuale, però certamente ci ha fatto desiderare, ci fa ancora desiderare una relazione reale con i nostri fratelli, che è stata possibile soprattutto da quando è possibile celebrare l'Eucaristia. L'Eucaristia che è il centro della vita cristiana, l'Eucaristia che ci libera dalla paura, che ci libera dalla solitudine. Anche lì l'Eucaristia che ha un valore sociale. Vorrei ricordare quello che diceva Don Luigi Sturzo. La vita cristiana, diceva Sturzo, è vita sociale della nostra società con Dio attraverso Cristo e la nostra società fraterna in Dio attraverso Cristo. Altrimenti non c'è vita, ma disintegrazione spirituale e sociale. La Santa Eucaristia, tutta la liturgia sacra, sono il centro della nostra vita. Ogni cosa si incontra in Cristo e nel suo sacrificio, così che tutti noi viviamo non in un isolato individualismo, ma in quella società che unisce insieme Cristo e i cristiani. Mi pare importante, ecco, la celebrazione comunitaria dell'Eucaristia, ecco, come culmine e fonte della vita cristiana, perché dalla Eucaristia scaturisce anche la carità. Dobbiamo dire che in questo periodo, ecco, c'è stato, ecco, tanto, tanta carità, ecco, ma la carità intesa non come assistenzialismo, ma come farsi carico dei problemi dell'altro, come compassione, patire assieme con chi soffre, sia per la malattia, sia per la povertà, sia per la mancanza di lavoro che purtroppo sta interessando tante persone. Allora ritengo che, ecco, il Signore chieda a noi di mettere al centro
ecco, la preghiera, cioè il primato del Signore, la centralità dell'Eucaristia, ma attraverso l'Eucaristia anche di una maggiore attenzione ai nostri fratelli e sorelle bisognosi di affetto, bisognosi di pane, bisognosi di vestiti, bisognosi di amore e di felicità. Grazie. Penso che nella linea di quello che ha detto Sua Eccellenza Monsignor Pennisi, ecco, io continuerei a insistere sull'aspetto della necessità di una nuova evangelizzazione. Prima parlavo di una nuova seminagione del Vangelo. Perché questo? Perché questa pandemia ci ha rivelato alcune fragilità nella formazione, nella teologia, nella visione della Chiesa che molti hanno. È prevalso un certo fondamentalismo che addirittura ci ha fatto discutere sulla maggiore importanza della benedizione di ramoscelli d'olivo piuttosto che sul digiuno eucaristico, come anche ci ha fatto discutere se le specie consacrate possono essere intaccate dal virus o no, e quindi se fare a meno delle protezioni necessarie perché non si diffonda il contagio. Insomma, a fronte di un certo fondamentalismo abbiamo verificato alcune lacune, per cui c'è bisogno di una nuova evangelizzazione, a mio modo di vedere, di un irrobustimento della fede. La fede, ci ricordava Sant'Agostino, se non è pensata non è nulla, oppure diventa un qualcosa di vissuto così stancamente nella tradizione in maniera passiva e non in maniera attiva. In sostanza, a fronte della necessità però della nuova evangelizzazione dal punto di vista dell'annuncio di Gesù Cristo, della formazione culturale, intellettuale e dei credenti, ecco, venendo anche incontro a quella che è una richiesta del laicato, e cioè quello di partecipare maggiormente, più che partecipare, certamente partecipare, ma partecipare da non solo collaboratori, soprattutto da corresponsabili nell'annuncio, nella costruzione della Chiesa, nel vivere i ministeri della Chiesa a vari livelli. Ecco, a fronte di questo, a fronte anche dell'accusa che talvolta viene rivolta ai presbiteri, cioè del clericalismo che margina il laicato, occorre oggi che indichiamo che vi sono amplissimi campi ove il laicato può trovare la sua piena realizzazione, sempre però corresponsabilmente e quindi in armonia con i presbiteri, specie là dove oramai non ci sono più i parroci. Noi abbiamo parecchie parrocchie dove non ci sono più i parroci e dove per forza di cose ci devono essere dei gruppi di laici che vivono determinati ministeri con riferimento alla catechesi, alla preghiera, con riferimento alla carità, alla vicinanza delle persone anziane. Ecco, questo è un campo in cui i nostri laici debbono assolutamente essere coinvolti, rendendoli proprio corresponsabili, non semplicemente degli esecutori di ordini che cadono dall'alto. E con questo c'è da dire però che se bisogna evitare il clericalismo, bisogna anche evitare la clericalizzazione. Cioè i nostri laici, ecco, oltre che impegnarsi a costruire la Chiesa, devono diventare fermento vivo per la vita in pienezza degli altri, nella società, nella politica, nell'economia. Devono irradiare la novità di pensiero e di vita che derivano a loro dalla partecipazione della morte e risurrezione di Gesù Cristo. E questo per la rinascita spirituale ed etica delle famiglie, delle aggregazioni, delle parrocchie, delle nostre diocesi. I credenti, in certo qual modo, specie oggi, in cui vediamo che, ad esempio, gli stessi fondamenti della Carta Costituzionale ed anche i grandi principi della dottrina sociale della Chiesa vengono disattesi, è necessario che i credenti, parliamo pure di cattolici,
riprendono la loro vocazione scendendo in campo per la rinascita dell'Italia, per una rinascita morale, spirituale, pedagogica, ecologica. Questo è fondamentalissimo, perché se no rischiamo davvero di... c'è bisogno di una nuova evangelizzazione del sociale da questo punto di vista. I grandi principi di solidarietà, di sussidiarietà, del bene comune, purtroppo sembrano dimenticati. Basta vedere anche i provvedimenti che spesso vengono presi che ignorano il principio di sussidiarietà. Non solo il principio di sussidiarietà circolare, come si è abituati oggi a parlare, ma proprio il principio di sussidiarietà che tiene conto del pluralismo culturale e religioso. Tant'è che le scuole paritarie talvolta sfuggono allo sguardo. È vero, le preoccupazioni sono molte e le esigenze sono molte alle quali rispondere, ma noi rischiamo in questo periodo veramente, per, dico io, per una irrilevanza del mondo cattolico, di non poter incidere, di non portare quel fermento vivo che è necessario per la rinascita del nostro paese. All'inizio di questa fase si è detto che è necessario, per l'appunto, un nuovo inizio, ma io credo che questo nuovo inizio, e quindi ritorno all'aspetto dell'Eucaristia come perno che fornisce un amore pieno di verità, e l'incipit della Caritas in Veritate di Benedetto XVI, se noi non ritorniamo a vivere, a impegnare la nostra vita in un amore pieno di verità, non in un amore che non coltiva la verità, è un amore appunto che ci è donato dallo Spirito Santo, e l'amore dello Spirito Santo è un amore che ci porta alla verità tutta intera, sia con riferimento a Cristo, sia con riferimento alla società. E quindi il rilancio, il nuovo inizio, deve essere per noi credenti, per essere davvero lievito, vivo, deve essere all'insegna di un amore pieno di verità che contribuisce alla, non dico alla ricostruzione, ma alla costruzione del nuovo, sia in campo economico, politico, sanitario, culturale, ma anche nella Chiesa. Ecco, quindi una doppia nuova evangelizzazione, sia ad intra come ad extra. Grazie, mi pare di poter dire, richiamando per un momento Don Michele, che ciò che è cultuale, gli elementi fondamentali della nostra fede, deve poter diventare culturale, e dunque il valore sociale della preghiera, dell'Eucaristia, che diventano il presupposto, come ci ha ricordato Don Mario Toso, di una nuova evangelizzazione. C'è un codice che legge, rilegge, attua il Vangelo, lo chiamiamo compendio della dottrina sociale della Chiesa, e vorrei concludere chiedendo ad entrambi una riflessione in tal senso, proprio perché cultori, estimatori, da tanto tempo interpreti del bisogno di ritornare, di ripartire dalla dottrina sociale della Chiesa. Vorrei ricordare che Monsignor Toso è stato segretario del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace e Monsignor Pennisi presidente della causa di beatificazione di Don Luigi Sturzo. Dunque, con una speciale attenzione ai laici e all'apostolato dei laici. È stato richiamato quello che Giovanni Paolo II e poi Benedetto XVI chiamavano il principio di coessenzialità nella Costituzione dogmatica della Chiesa, fatta dal profilo sacramentale, gerarchico, e dal profilo carismatico. E dunque la cosiddetta via dei laici, questo apostolato dei laici, così fortemente richiamato da Monsignor Toso. Ecco, guardando alla dottrina sociale della Chiesa, guardando a questa nuova stagione, capitalizzando queste grandi aperture che si registrano, io le considero come delle praterie dinanzi a noi, che però devono essere opportunamente occupate,
quali parole chiave possiamo suggerire a partire dalla dottrina sociale della Chiesa per questo distintivo impegno dei laici e di un laicato organizzato, di questo laicato carismatico, dunque ispirato, promosso in special modo dallo Spirito Santo? Bene, innanzitutto ecco, volevo riprendere un'idea di Monsignor Toso. Ecco, all'inizio di questa pandemia, anche emerso anche in alcuni interventi, ecco, si è vista quasi un'irrilevanza del mondo cattolico, ecco, dei cattolici nel dibattito pubblico. Ecco, per cui, ecco, diciamo, quelli che erano esigenze anche spirituali, ma anche sociali del mondo cattolico, non sono state prese in considerazione. Cioè, ecco, siamo stati visti, c'è stata una marginalizzazione anche del problema religioso. Per fortuna c'è stato il Papa, ecco, il Papa Francesco, che a partire appunto da quel momento di preghiera in Piazza San Pietro e poi con gli interventi quotidiani, ecco, di parroco del mondo, l'ho definito io, e qui in qualche modo ha dato rilevanza pubblica a quella che è la fede. Quindi è importante, perché una fede che non diventa cultura, una fede che non diventa testimonianza nella vita sociale, è una fede arida. Noi siamo chiamati ad essere sale della terra, ad essere luce del mondo. Non possiamo essere rinchiusi in una sagrestia. Dobbiamo, ecco, diciamo, nella Chiesa, nell'Eucaristia, ecco, assumere quella forza che ci dà poi, ecco, la capacità di intervenire, ecco, anche per quelle che sono le piaghe della nostra società, a partire dalla verità del Vangelo, a partire dalla dottrina sociale della Chiesa, quindi a partire, ecco, dai principi della dottrina sociale della Chiesa, la centralità della persona, il bene comune, la libertà, la giustizia, la solidarietà. Ecco, le parole chiave che io vorrei richiamare, ecco, sono queste. Innanzitutto speranza. In un momento in cui, ecco, domina la paura, noi cristiani dobbiamo proclamare una speranza che, come dicevo, è diversa da un ottimismo fatuo che dice alla fine tutto andrà bene. La nostra speranza è fondata su Cristo risorto, che è anche una dimensione sociale. Un'altra parola chiave che secondo me dobbiamo coniugare è quella della fraternità. La fraternità è il grande progetto cristiano che parte dall'amore, dal dono gratuito del Signore. Siamo fratelli perché ci riconosciamo figli di uno stesso Padre. Ecco, e la fraternità rispetta anche il pluralismo, perché si è fratelli uguali in dignità, ma anche si è diversi, e quindi è importante riscoprire la fraternità, come aveva sottolineato già Benedetto XVI e come ha richiamato anche Papa Francesco. Il tema della fraternità, ecco, è importante. Fra l'altro, alcuni giorni fa c'è stata questa preghiera, ecco, diciamo, di esponenti di varie confessioni religiose, di varie religioni, nel nome della fraternità, riscoprire la fraternità, un mondo di fratelli e sorelle. E poi una dimensione, diciamo, in qualche modo, non dico nuova, ma che è stata messa, ecco, in rilievo negli ultimi tempi, soprattutto prima da Benedetto XVI, ma approfondita dal Laudato Si di Papa Francesco, il tema un po', ecco, della cura, il tema della custodia, ecco, del creato. Quando parliamo di creato non vogliamo parlare solo della natura, anche noi siamo creature, facciamo parte del creato, c'è bisogno di un'ecologia integrale che si prenda cura delle persone, che si prenda a cuore la custodia del creato. Queste sono delle parole chiavi che i laici soprattutto siete chiamati a coniugare. Mi ha colpito molto ieri, leggendo il messaggio molto forte che Papa Francesco ha rivolto alle pontificie opere missionarie, in cui dice: dobbiamo rompere gli specchi in casa per evitare un po' di essere centrati su noi stessi, in cui dice: tutti parlano di ora dei laici, ma l'orologio si è fermato.
allora è importante che i laici riacquistino quel proprio protagonismo all'interno della Chiesa. È importante superare il clericalismo, ma anche, come si diceva, il rischio che i laici si trasformino in clericali. I laici, ecco, la gente comune, ce lo diceva sempre il Papa in questo messaggio, la gente comune, la gente che partecipa alle nostre celebrazioni, ai pellegrinaggi, che va nei santuari, questa gente comune è chiamata a testimoniare la propria fede nella famiglia, nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro, nel mondo del tempo libero. Grazie, grazie. E allora a queste parole quali possiamo aggiungere in conclusione, Don Mario? Beh, guarda, io approfitto di uno specchio che è quello che ci ha offerto da questo il nostro incontro per far vedere che ho già pensato a un nuovo libro intitolato L'ecologia integrale dopo il coronavirus. Ecco, e mi metto già in scia con quello che ha detto Sua Eccellenza Monsignor Michele Pennisi. E una sottolineatura sempre sul termine della speranza, questa virtù importantissima, perché, come ben ha ricordato Sua Eccellenza, è molto importante. Papa Francesco, proprio nel periodo della Pasqua, ha ricordato che il cristiano ha un diritto di sperare. Ecco, e questo dove è fondato? Noi lo sappiamo che questo è fondato su Cristo stesso, sulla nuova umanità che Cristo è venuto a realizzare e a donare al mondo, un'umanità in piena comunione con Dio, con il suo spirito, con la sua paternità, e dunque un'umanità collegata con l'idea della fraternità pure richiamata. Però non c'è solo il diritto di sperare, noi lo sappiamo, dobbiamo svolgere questo pensiero, c'è il dovere di sperare. E questo ce lo dice chiaro e tondo lo Spirito Santo, che ci fa scoprire la nuova umanità che c'è in Cristo. Sicché noi, come presbiteri, ma anche come laici, siamo chiamati ad avvicinarci sempre di più alla pienezza di umanità che si realizza in Cristo, alla sua statura morale e spirituale. Quindi diritto di sperare, dovere di sperare, e tutto questo guadagnato dall'opera di salvezza di Cristo attraverso la sua morte e la sua risurrezione. Io non vorrei ripetere completamente quello che ha detto chi ha parlato prima di me. Mi fermerei a sottolineare l'importanza delle categorie fondamentali, o meglio, dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, che, come lamentavo prima, sono stati praticamente ignorati in più di un'occasione nei vari provvedimenti che sono stati presi. Tutta la buona volontà che si vuole, ma evidentemente questo aiuto che si deve dare alla società deve essere un aiuto non a pioggia. E allora mi fermo soprattutto sulla categoria della sussidiarietà, che mi sembra una delle più disattese, a parte il bene comune, il bene di tutti, e quindi il bene che coinvolge anche gli invisibili, i nuovi poveri, i lavoratori sfruttati, calpestati nella loro dignità, ancora sotto caporalato, eppure si è esteso questo fenomeno qui nella regione che si crede molto civile dell'Emilia-Romagna. Il caporalato esiste anche con riferimento ai migranti. Ecco, ma dicevo, il principio della sussidiarietà. È evidente che nel periodo in cui ci sono delle emergenze lo Stato deve intervenire, e deve intervenire a mo' di supplenza rispetto agli altri attori privati e civili, ma deve essere anche importante sapere che l'elargizione di denaro va data a condizione che questo avvenga in modo da trasformare i settori produttivi, non semplicemente distribuzione di soldi, sussidi. Diremo tanta assistenza, tanta assistenzialismo. Ecco, e il governo deve intervenire per creare le condizioni affinché mercato e comunità
possano librarsi con le loro ali senza sostituirsi paternalisticamente ad essi. Ecco, e qui mi riallaccio ed è l'ultimo pensiero che esprimo alla citazione che faceva prima Monsignor Michele Pennisi, che è un esperto di Don Luigi Sturzo. Egli ricordava Don Luigi Sturzo che lo Stato non può diventare un'istituzione totale. Ecco perché questo Stato appartiene più all'ordine dei mezzi che non dei fini. Se facciamo dello Stato una istituzione centralizzante che comanda tutto, che pensa a tutto, ecco, noi rischiamo di idolatrare lo Stato e di non considerarlo più a servizio della società. Grazie, abbiamo sentito queste ultime parole pronunciare l'espressione Stato e prima ancora società, laici cristiani, fede nello Spirito Santo. Beh, c'è tanta materia da approfondire e vogliamo ringraziare i nostri due padri vescovi per questo discernimento ecclesiale, spirituale, culturale che ci hanno offerto. Abbiamo sentito il lavoro dello Spirito Santo e il lavoro che lo Spirito chiede di fare nella storia, in special modo attraverso questo apostolato dei laici, al quale il rinnovamento nello Spirito Santo è peraltro fortemente chiamato in questa stagione. Dunque ha già bussato nei cuori e continua a bussare. Siamo in novena di Pentecoste e dunque non possiamo che lasciarci con l'augurio, con l'auspicio che questo Spirito che già è in mezzo a noi rimanga in noi, ritorni ancora più fortemente nelle nostre vite, nella vita della Chiesa e nella vita del mondo. Grazie e se Dio vuole ci rivediamo la prossima settimana.